il pubblico è qua per Giovanni Evangelisti, un percorso straordinario agli europei e alle olimpiadi che gli è valso la medaglia di bronzo. Quel pomeriggio quella gara è iniziata un po' strana rispetto a tutte quelle che eravamo abituati a svolgere. In alcuni salti il picchetto era stato messo in una posizione sbagliata, accorciando il salto di altri atleti. Prima del salto di Evangelisti ci accorgemmo che il segretario della federazione, Luciano Barra, prese sotto braccio un giudice internazionale che era vicino alla pedana del salto in lungo e lo portò in un'altra parte del prato. Quindi di fatto con questa manovra Barra lasciò solo i giudici italiani vicino alla pedana. Ecco Evangelisti, davvero concentrato per il suo sesto ed ultimo tentativo. Giovanni era uscito dalla sabbia abbattuto, perché si aspettava di fare un salto migliore. E mi aveva colpito il fatto che un giudice gli era andato vicino dicendogli: aspetta, non ti abbattere, aspetta, guarda là. E gli aveva indicato il tabellone luminoso, sul quale qualche secondo dopo comparve questa incredibile misura di 8,38 m. Il salto è buono, 8,38 m, medaglia di bronzo a Evangelisti. Io mi ero reso conto che quella misura era inverosimile. Essendomi accorto che era finta, volevo farla rimisurare. Per questo andai a proteggere l'impronta, ma il segretario nazionale dei giudici entrò in buca e la calpestò. Ma tu come ti sei sentito quando sul tabellone è arrivato la cifra 8,38? Mi sono sentito solo davanti a una cosa più grande di me. Quando io sono uscito dallo stadio, il primo giudice che ho incontrato mi ha chiesto che cosa avevamo combinato. Io ho detto: io non ho combinato niente, sotto gli occhi di tutti. Con la mia denuncia del caso Evangelisti fu aperta un'inchiesta da parte del CONI e il segretario della commissione d'inchiesta mi ha detto: guarda Donati, che qua negano tutti, capisco perfettamente che dicono il falso, ma tu sei bello che è finito, o dimostri o ti licenzieranno sicuramente. E quindi cominciai a raccogliere indizi e testimonianze. Poi a un certo punto un vecchio giudice di gara mi disse: ci sono due giovani giudici che vogliono parlare con te. Tutti mi hanno sempre detto di farmi gli affari miei e di non raccontare quello che era accaduto. Li incontrai fra mille precauzioni perché erano impauriti. Gli ho detto che bisognava ritrovare le riprese di quella giornata, perché sicuramente c'era quello che era successo. Quindi andammo in Rai e trovammo queste cassette. Fu una svolta per capire come si sono svolti i fatti. Un picchetto come questo viene posizionato subito dopo il salto dell'atleta e in pochi secondi è in grado di dare la misura esatta dell'evento. La ripresa faceva vedere il giudice che prima del salto prende questo picchetto elettronico, lo va a collocare nella sabbia nel punto voluto, e a questo punto il salto di Evangelisti diventa un pro forma, perché in realtà la misura è immagazzinata. Quindi alla commissione d'inchiesta si: guardate che c'è una videocassetta che spiega tutto. Due giorni dopo qualcuno mi disse: ma non si trova questa cassetta. Ma il problema fu risolto, perché la stessa cassetta l'avevo indicata a Gianni Minà, che la fece duplicare da una sua collaboratrice e la mandò in onda in prima serata. È una sequenza inedita non andata in onda nel corso delle telecronache dei campionati. Immagini televisive utili per ulteriori ricerche intorno a uno dei casi sportivi più discussi degli ultimi tempi. E quindi io mi salvai dal licenziamento, ma chiaramente non ci fu più spazio per me come allenatore delle squadre nazionali. Donati si è sempre schierato dalla parte di quelli che cercavano di fare di tutto per smascherare quelli che imbrogliavano, o addirittura quelli che magari sapeva che imbrogliavano ma riuscivano a farla franca. Tutti me l'hanno giurata per sempre. Barra stesso perse il suo lavoro per qualche tempo. Nuovi sviluppi sul caso del salto truccato di Evangelisti. Per la prima volta nella storia dell'atletica viene revocata una medaglia. E poi un giorno mi ritrovai con tutta la mia roba che non c'era più nella stanza. Me la misero sul sottoscala. Cercarono proprio di seppellirmi. Questo odio nei suoi confronti è senza data di scadenza. Tuttora lo attaccano.